Buongiorno, ti posso fare le due domande anche sull'articolo che è uscito oggi sui centurioni? No, allora praticamente visto che la direttrice del Colosseo è contro l'istituzione dell'albo dei centurioni e dei gladiatori, addirittura non ha neanche parlato benissimo, tra virgolette, no, di voi come figura, dice che siete, ecco, figuranti da strada o cose di questo genere, cioè come l'hai presa? La vedo un po' male perché alla fine sta qua tutta la giornata. Cioè, proprio appartenente per Montesta, senti quanto pesa, poi d'inverno col sole, col freddo, il cane che sta qua, sempre così. Certo, però da quello che vedo, un po' degradato, facendo un giro, non c'è una regolamentazione, per esempio di fronte alla fermata metro c'era un gladiatore con cui ho parlato, mi ha detto no, io ho iniziato oggi, boh, non so come funziona, c'è anche approssimazione, cioè diciamo c'è qualcuno di voi che ve rovina, tra virgolette. Sì, tra virgolette sì, perché magari si approfitta e non passano male i turisti, è quella la cosa che magari ve rovina, perché magari sta qui, fa una cosa regolare, di solito quando vanno via qua stanno sempre col turista, cioè il bello è quello, quando un turista va via che si acqua dopo che si è fatto, vedi che va via col turista. Rimani contento anche te, perché alla fine è una bella immagine. Tu da quant'è che stai qui? Io da quasi un anno e mezzo. Ma una cosa, organizzati da soli, cioè chi tra virgolette vi gestisce perché no, c'è un'agenzia? Organizzati da soli, noi siamo un gruppo da 4-5 persone. Ma io sono 99! Facciamo un turno, una volta a settimana uno spaccato. Quanto ci riguarda, noi cerchiamo sempre di stare sul massimo da regolarità, dell'educazione, specialmente col turismo, dove lo invogli. Sia nel preambolo che magari è stato rimanere simpatico senza essere mai arrogante, mai è stato dei propositi. Diciamo. Il fatto che, tra virgolette, no, i tuoi colleghi, chiamiamoli così, stanno anche tanti stranieri che arrivano, si mettono, magari non sanno come funziona, vi crea problemi o no? Che non sanno come funziona è un problema loro, perché prima di fare una cosa dovrebbero chiedere, perché se certo. Io vado da un'altra parte è il loro, diciamo, lo sbaglio che tante persone si approfittano di questo. Però non dobbiamo essere noi andati a quello che gli leva 50 euro, ci sono 6 guardie, sai che ha fatto così, adesso fuori perché mi rovini pure a me. Quindi praticamente voi, a differenza della direttrice del Colosseo, okay, Siete favorevoli all'istituzione di un albo vostro dei gladiatori? No? Ma come no? Almeno qui se ne vanno le mele marce, ma tu basta vedi i nostri costumi. Bravo, e quelli là davanti. No, ho visto. Quelli vanno lì per paesone. No, prima nel tentativo di parlare con un paio, addirittura uno, no scusa, è il primo giorno, devo riuscire a capire come funziona. È il primo giorno, ma lì, lì davanti. No, dall'altra parte, noi, tu da qui, su strada. Da qui a lì. No, diciamo che sembra la cosa più seria da sta parte, perché siete la postazione fissa a differenza degli altri. Che stanno a sole. Guarda, mi ha dato l'impressione, poi non so se fosse effettivamente così, che prima, quando è passata la macchina della polizia, comunque loro si sono allontanati, tipo nascosti per non farsi segnare. Quello è gentaccia, gli ha rimbalzato proprio, gli ha rimbalzato. Quasi di tante altre persone hanno fatto i casini, perché solavano le persone, poi maltrattano, gli dicono la parolaccia. Quando se ci danno, gli danno, se ci danno, gli dici tutto un altro. È certo. Un altro. Qual è il problema? Senti, l'ultima cosa, poi me ne vado e vi lascio lavorare. Tanto non sono delle fiamme gialle, ma a livello... Tanto sono andata a quelli più grossi. Bravo, ma a livello di guadagni, tra virgolette, c'è business, cioè come raccontano certi, che è un business clamoroso o c'è se campa, tra virgolette? Dipende a giornate, a cose, dipende. Ma mo' è cambiato proprio il metodo del turismo. Una volta era un business, mo' con sta crisi... Se stanno in crociera a 500 euro. E non sa manco se manco arrivi. 500 euro, all inclusive, quindi quelli, ecco, tipo, mo te faccio un gruppo così due di tanta gente, mo questi sono piccoli, ma ci stanno gruppi di persone adulte, 100-150 persone, e quelli vengono a sostare solo Roma. Quelli non comprano una statuina. Certo, no, è vero. Quelli non sono buoni come tutti, ecco, tipo questi. Questi vedi qua, dici ammassa quelli guadagnano la cifra, guarda tutte le persone qui, quanti se la fanno? Nessuno. Allora, milioni di questi. Anche perché comunque vi rovinano quelli sbagliati che comunque fanno una brutta pubblicità su di voi. Lo so, però non devo essere io. Però tu puoi andare, io posso andare, io che stai a fare. Quindi dice, fatta di casa, certo. Tua. Ma... Allora, ognuno c'è il suo. A titolo informativo, una foto viene? Dipende dalla prestazione, Savo fa normale, Savo fa sexy, se c'è no. Quindi diciamo tu il prezzo lo fai in base al cliente. No, io lascio fa lui. Ah. A tu you want. Poi certo mi dici metà euro di sport toilet. E certo. Io dici scherzando sempre. Certo. Uno che la media, un minimo, un massimo? 5 euro. Sì, ma 5 euro divisi 4 perché ne manca uno, sennò siamo 5. Certo. 5 euro divisi 5, se no euro per uno. È sempre sport toilet. Un euro. Però per
certo. Noi cerchiamo sempre 5, forse 10. Che poi le foto le fanno loro, non gliele fate voi, no? Loro con la macchinetta loro. Il piacere è pure quello, perché in conto che io ti faccio una foto, come adesso con queste macchine professionali, che piace proprio a loro fare. Certo, perché ma faccio come dico io, come la voglio io, come... Ma vicino, lontano. Certo. Non è così, poi ci stanno chi che prende tanto, ma perché fanno le sole, come tutti. Certo. Come tutti. Va bene. Ok, grazie.